Questo attentato che c'è stato oggi, 22 luglio 2016, in Germania, a Monaco di Baviera, ci deve chiaramente, utenti di YouTube, svegliare. Perché proprio la Germania? Perché la Germania in qualche maniera combatte, secondo la mia opinione, da tanto tempo l'ISIS. La Germania è la prima a volerlo affrontare in modo concreto, a volerlo fronteggiare, a volerlo, tra virgolette, mettere in scacco. E quindi una delle nazioni che possiamo definire come colpite, papabili, per vedere questo attentato che poi c'è stato oggi a Monaco di Baviera. L'Italia per il momento non rischia nulla, nel senso che, secondo la mia opinione, noi non siamo di quelle nazioni che stanno combattendo l'ISIS. Noi siamo tra quelle nazioni che stanno osservando, ci limitiamo ad osservare, a renderci conto e a capire che la situazione è terribilmente grave. Io mi auguro che in Italia non arrivino mai cose come queste, attentati, sparatorie e quant'altro. Mi auguro che però in Italia arrivi la felicità, la tranquillità e possiamo vivere felici e tranquilli senza ricevere attentati e sparatorie, come è successo oggi in Germania, a Monaco, come è successo anche però in Francia. Ti ricordo che poco c'è stato il massacro di Charlie Hebdo. Ringrazio per l'ascolto, dunque l'attentato in piena regola, molti sostengono che sia stata l'ISIS, se è stata l'ISIS oppure no, a voi la risposta, intanto vi chiedo di iscrivervi, commentare tre morti per il momento, altrettanti feriti, riflettiamo, mettiamoci una mano sulla coscienza e rendiamoci conto che così non si può andare.